Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. La curva epidemiologica è in risalita e anche in maniera consistente, quindi il rischio, avvertono gli esperti, è che si debba non riaprire la scuola e soprattutto gli esperti, più che esperti, gli scienziati, dicono al governo chiudete immediatamente le discoteche. Ma il governo fa finta di non sentire. Le regioni, affluenza al 50%, si balla a 2 metri di distanza. Ma gli scienziati avvertono, quello è il luogo dove il contagio si trasmette, molto più che in altri luoghi, perché lì si suda, non c'è distanziamento, non c'è mascherina, quindi devono essere chiuse. Ma nessuno li ascolta, come non sono stati ascoltati sulle zone rosse di Nembro e Alzano. Come non sono stati ascoltati quando non c'era da chiudere l'Italia, ma da chiudere la zona. Il governo ha fatto esattamente l'opposto. E anche qui l'opposto. Chiudete e il governo neanche risponde. Ma intanto oggi Ferragosto, niente fuochi d'artificio, niente gavettoni, niente falò. Quindi da nord a sud in tutta Italia i comuni stabiliscono le restrizioni con l'obiettivo di limitare i contagi durante i festeggiamenti. Piazze con rischio blocco e c'è anche l'ipotesi di dover mettere la mascherina anche all'aperto. Quindi a Roma è successo qualche sera fa con alcune piazze del centro storico, transennate e interdette perché c'erano troppe persone. A Verona era accaduto a luglio, quando Piazza Erbe è stata chiusa agli accessi contingentati per evitare assembramenti. Un provvedimento che già questa mattina potrebbe essere preso in altre piazze o strade, se i festeggiamenti per il Ferragosto renderanno impossibile garantire il mantenimento di distanza. Quindi luoghi di divertimento, località balneari, stabilimenti balneari, piazze dove c'è il ritrovo, dove c'è la passeggiata serale. I vigili urbani possono decidere di limitare le presenze, di chiudere le piazze, chiudere le vie, cercare di sparpagliare le persone. A Orbetello in Toscana è successo, persone senza mascherina. È vero che non vige l'obbligo intanto di coprire naso e bocca all'aperto, ma è pur vero che in alcune situazioni è necessario, visto l'affollamento. Quindi la gente è uscita per passeggiare senza mascherina, ma all'improvviso la piazza piena, l'ingorgo di persone, e allora lì la mascherina diventa obbligatorio. Ma se dovessero continuare i contagi, bisognerà far scattare proprio l'imposizione della circolazione con mascherina. Ma vediamo quali altre limitazioni ci potrebbero essere oggi, 15 agosto, giornata festiva di Ferragosto. E vediamo che sono vietati i falò, quindi il litorale laziale rimane sbarrato per la notte di Ferragosto, così come molte altre spiagge in tutta Italia. Ovunque è vietato accendere falò, ma non tutti sono d'accordo sulla scelta di vietare l'accesso alle spiagge. È il caso del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che non ha emesso alcuna ordinanza di chiusura. Allargare gli spazi a disposizione all'aria aperta, dice, riduce almeno in teoria le occasioni di assembramento di ragazzi che comunque trascorreranno la notte in compagnia. Sarà ovviamente vietato montare tende e accendere fuochi. Una piccola tendopoli è stata smantellata sulla spiaggia di Barcarello a Palermo, stessa sorte per un'altra allestita a Romagnolo da alcuni bagnanti in visita della notte di Ferragosto. Spiagge quindi chiuse anche a Modica e Scicli sulle coste del Ragusano, mentre a Otranto saranno vietati, oltre agli assembramenti, l'allestimento di picnic e l'accensione di fuochi lungo tutto il litorale. A Rimini tanti chioschi hanno organizzato eventi soft, mentre in Puglia, osservata speciale è Gallipoli, noto centro dove negli anni passati era diventato comunque un centro di ritrovo assoluto dei ragazzi con assembramenti enormi. No ai fuochi d'artificio e alle feste tradizionali, quindi vietate le feste di qualunque tipo, distanziamento tra le persone. Ad esempio, a Venezia il sindaco Brugnaro tra il 17 e il 19 luglio ha annullato lo spettacolo previsto per la festa più attesa dei suoi concittadini, quella del Redentore.
Via via molti altri si sono adeguati e Ferragosto non ci saranno fuochi d'artificio all'Aveno Mombello, Varese. Io li ho visti una volta, sono andato proprio all'Aveno Mombello a vederli. E poi anche a, come si chiama, a Orta San Giulio avevo visto i fuochi d'artificio. Poi, quindi per la prima volta dopo 60 anni si interrompe la tradizionale manifestazione del 15 agosto, che non avrà lo spettacolo pirotecnico e probabilmente nessun altro evento. E il sindaco Ercole Jelmini dice: la pandemia non è ancora finita, non possiamo permetterci di richiamare migliaia di spettatori in paese. Ma quando si fanno i fuochi d'artificio arrivano migliaia di persone che già dal pomeriggio si siedono sui prati e aspettano la sera per prendere posto dove si vedono meglio i fuochi d'artificio. Quindi gavettoni e giochi d'acqua in Toscana non si possono più fare. Firmate le ordinanze, assoluto divieto su tutto il territorio comunale, ad esempio del Ghingaro, il sindaco Giorgio del Ghingaro, appunto, vieta appunto nelle spiagge, su tutto il litorale, in aree pubbliche, aperte al pubblico, di porre in essere giochi o scherzi consistenti nel getto d'acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi. Quindi altre poi a Massa Carrara, in tutta la Toscana, svolgimento di manifestazioni pubbliche vietate e momenti di aggregazione sono vietati anche questi. E quindi a Castiglione della Pescaia non sarà, ad esempio, permesso alcun comportamento che possa in qualche modo coinvolgere e molestare passanti o imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati. La sanzione amministrativa prevista perché non rispetta le regole va da 50 a 500 euro. Quindi non si potranno neanche bevande da sporto, qualsiasi genere, attraverso i distributori perché potrebbero essere lanciati per festeggiare contro qualcuno, almeno dicono così. Quindi non sarà permesso alcun comportamento che possa in qualche modo coinvolgere e molestare i passanti. Quindi non si possono vendere bottigliette d'acqua perché voi le potreste utilizzare per bagnare i passanti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Nella community del canale trovate anche tanti sondaggi e piccoli articoli che non hanno trovato spazio per un video. Grazie, vi rinnovo il ringraziamento per avermi ascoltato, vi invito a rivedere il prossimo video fra pochi minuti. Grazie e buon proseguimento, arrivederci.